ringraziare il PD per aver organizzato questo momento e lei per avervi partecipato. Credo che sia importante strutturare il dialogo tra noi. Alcune delle positività dell'ultimo scorcio di legislatura, nonché dell'ultimissimo scorcio della legislatura passata, io credo che in parte si possano ascrivere, oltre che ad altre questioni, tra le quali anche la congiuntura, un pochino più favorevole, anche al fatto che c'è stata una ripresa, all'inizio un po' più timida e via via meno timida, di dialogo con le rappresentanze in maniera, diciamo così, titolo allargato, e in particolare con le rappresentanze sindacali. Credo per l'appunto che nella complessità in cui ormai abbiamo capito che ci troviamo e ci troveremo anche per un futuro non breve, convenga strutturare questo dialogo e convenga, diciamo così, renderlo meno difficile, perché poi i risultati alla fine arrivano. Tema delle infrastrutture. Molto spesso si ragiona sulle positività e sulle opportunità che le infrastrutture e la logistica, non sempre collegate o correlate, possono portare. Poche volte si ragiona sul che cosa accade quando questo non avviene. Accade quello che sta accadendo. In Piemonte non soltanto attraiamo meno imprese, ma alcune imprese si sono spostate in ambienti infrastrutturali e di logistica più favorevoli, Novara piuttosto che Piacenza. Lo dico perché io ieri sera ho visto l'ansia dello sblocco dei 36 miliardi e sono contento, perché sono opere che danno un primo slancio, un primo volano all'economia, all'occupazione, ma dicevo prima, al meglio, ho cercato di dire quanto siano importanti e non ne possiamo fare a meno. In Piemonte, l'ultimo scorcio della precedente legislatura, avevamo avuto, diciamo così, la visita dell'allora Presidente del Consiglio Renzi per un patto per il Piemonte. C'era uno stanziamento, o comunque era stato paventato, uno stanziamento di 6 miliardi di euro, alcuni dei quali, circa 2,4 se non vado errato, erano già stati in allora deliberati dal CIPE. Di questi 6 miliardi noi ne abbiamo bisogno in Piemonte, perché le opere alle quali erano attribuiti come capitoli di spesa sono opere che per il Piemonte significa star dentro i grandi corridoi o stare fuori dai grandi corridoi, con tutte le conseguenze, con tutte le conseguenze del caso. Avrei tante cose da dire, come si può immaginare, ma mi limito a questo e a un'ultima cosa, che ho lasciato per ultimo, non certo per ordine di importanza. Alessio Ferraris, che come dire intraprende, paga sugli utili della propria azienda, tra imposte dirette e indirette, circa il 72-73%. Alessio Ferraris, lavoratore o pensionato, paga a seconda delle aliquote troppo, 40%, diciamo, forse anche 50%. Alessio Ferraris, che vive al mare e ha il denaro in banca, legittimo, proprietà privata è legittimo, paga quando gli va male il 20%, quando gli va bene il 12,5%. Sino a che permarranno questi squilibri, ovvero ci sarà un fisco molto rapace nei confronti del lavoro e molto indulgente nei confronti della rendita, io credo che gli investimenti noi ne vedremo pochi. Quindi, nel caso in cui la forza di governo che lei rappresenta continui ad essere, perché attualmente lo è, continui ad essere forza di governo,
Io davvero vi prego di porre un'attenzione particolare a questo tema. Non ho nulla contro la rendita privata, tantomeno contro la ricchezza, ma sappiamo che nei depositi bancari non solo, insiste una ricchezza privata pari a più del doppio del debito pubblico. Avremmo bisogno come Paese di renderla un po' produttiva questa ricchezza. Grazie.